Terra Amara nuovi episodi, Beyce uccide un car, scopre che è una serial killer. Negli episodi italiani di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 un car verrà uccisa e Zuleia vorrà scoprire l'identità dell'assassino. Sospettosa nei confronti di Beyce, la giovane Altun ingaggerà l'investigatore privato Sadi per indagare sul passato della donna. Nel corso delle ricerche emergeranno dei dettagli inquietanti sui precedenti matrimoni della signora Kimoglu. A quel punto, Zuleia avrà tutti gli elementi per inchiodare la perfida Beyce. Nonostante i contrasti e le incomprensioni, con il tempo il rapporto tra Onkar e Zuleia si sarà rafforzato. Alla fine la matriarca Yaman sarà diventata una seconda madre per la nuora. La potente famiglia di Kukurova. Però, verrà sconvolta dalla morte della donna. Come i telespettatori vedranno. Nei prossimi episodi di Terra Amara, un car verrà uccisa dalla rivale Beyce, video. Dopo averne spostato il corpo, la criminale andrà al circolo e si comporterà in modo del tutto normale. Nel frattempo, il cadavere della donna verrà ritrovato e trasportato fino alla tenuta Yaman. Alla vista della madre, ormai senza vita, Demir impazzirà di dolore. Dopo la sepoltura, l'uomo inizierà a non darsi pace. La ricerca di un colpevole lo porterà alla disperazione. Zuleia, pur soffrendo la perdita della suocera, cercherà di mantenere la lucidità necessaria per arrivare alla verità. Secondo le anticipazioni, la protagonista non lascerà che il crimine rimanga impunito. Le anticipazioni di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che presto la natura malvagia di Beyce verrà fuori e con essa emergeranno gli orrendi crimini di cui si è macchiata negli anni precedenti al suo arrivo a Kukurova. Ciò accadrà grazie a Zuleia, quando si renderà conto che le indagini sull'omicidio di Onkar non porteranno ad alcun risultato. Mentre la polizia continuerà a brancolare nel buio, la giovane sarà fermamente convinta che la colpevole sia proprio la zia di Megan. Perciò, assumerà un investigatore per trovare le prove che confermino i suoi sospetti. Tuttavia, dimostrare la colpevolezza di Beyce non sarà facile. L'astuta assassina. Infatti, dopo aver accoltellato a sangue freddo un car, cancellerà tutte le prove. L'investigatore Sadi non si arrenderà e inizierà ad interrogare i tassisti di Kukurova per ricostruire gli spostamenti della vittima. Contemporaneamente, l'uomo indagherà sul passato della perfida Kimoglu. L'investigatore privato scoprirà che Beyce è stata sposata due volte e che entrambi i consorti sono deceduti inspiegabilmente poco dopo il matrimonio. Dalle indagini emergerà la terribile verità: la donna ha assassinato i suoi mariti per intascare l'eredità. Anche Onkar aveva scoperto i trascorsi macabri della perfida Kimoglu e, per questo, è stata uccisa dalla criminale. Zuleia si recherà al circolo e, davanti a tutti, compresa Muigan, accuserà Beyce di essere un'assassina. Con in mano un fascicolo consegnatole dall'investigatore, la giovane rivelerà che all'epoca della morte dei due uomini, fu Behzat Kimoglu, fratello di Beyce e padre di Muigan, a dichiarare la causa della morte di entrambi, un attacco improvviso cuore. Dunque, dichiarando il falso, il genitore della dottoressa divenne complice della sorella. Come reagirà Beyce di fronte alle accuse di Zuleia?